Ciao ragazze, rieccomi con un nuovo video. Finalmente sono qui a girarvi il video rubrica, diciamo, sulla mia trasformazione, su quello, insomma, che ho fatto per cambiare la mia persona, sia fisicamente che mentalmente, si può dire. Ero un pochettino indecisa se girare o meno questo video, perché comunque vi racconto esperienze mie di vita, cioè quello che ho subito io, e onestamente se doveva esserci il cretino di turno o la cretina di turno che veniva sotto e veniva a criticare e veniva a mettere becco sui cazzi miei, mi giravano un poco i coglioni. Però da quando ho pubblicato quella foto su Facebook, che sarà l'anteprima di questo video, tante ragazze mi hanno contattato in privato su Facebook, mi hanno chiesto ti ammiro, mi hanno detto come fai, come non fai. Non ci riesco, io mi sento brutta, mi prendono in giro, come hai fatto a dimagrire, perché mi puoi aiutare? E quindi io per queste ragazze ho deciso di girare, insomma, questo video e di raccontare quello che è successo a me personalmente. Allora, si può dire che io nella mia vita sono sempre stata grassa, cioè solo da bambina si può dire ero snella, poi alle elementari, alle medie in particolare ero davvero una botte. Infatti non ho foto di quel periodo, sia perché prima all'epoca, cioè, il cellulare con le foto non esisteva, non è che io mo so vecchia, però cioè, quando io andavo alle medie il cellulare con le foto non c'era, c'erano le macchinette fotografiche, io non mi sono mai fatta fare una foto proprio perché mi vergognavo della mia persona. Portavo una 50, ero abbastanza sformata come ragazza, avevo l'apparecchio in bocca, i capelli uno schifo. Non ho foto di quel periodo per farvi rendere conto di com'ero, però davvero ero la classica sfigata della classe che nessuno si caga, cioè sia le ragazze, perché farsi vedere con te ci perdono, diciamo, di popolarità all'interno della scuola, sia i ragazzi, che ne parliamo a fare, che andavano dalle ragazzine più fighe e via discorrendo. Io poi avevo un carattere molto molto debole, non sono come sono adesso, cioè adesso per come sono, anzi forse adesso sono troppo, perché se qualcuno si azzarda a dire qualcosa sul mio conto, sul mio aspetto fisico, sulla mia persona, tu amori. Cioè, non ci stanno cose, perché ho un'autostima così grande di me che adesso mi possono veramente dire tutto, tutto, tutto quello che vogliono. Innanzitutto mi scivolo addosso, ma poi rispondo a tono. E la cosa importante, si stanno scannando, ma perché oggi c'è la partita della Salernitana. Abbiate pazienza, che qua sotto sta un circoletto e questi ragazzi sbraitano e fanno basta Salernitana. Vabbè, tralasciando questo, vi stavo dicendo che l'autostima per, tra virgolette, rinascere è importantissima, raga, perché grazie a quella riuscite a fare tutto, cioè a superare i momenti difficili, a farvi scivolare addosso le offese delle persone. È molto molto importante. Io comunque mi sono segnata i vari punti per andare, insomma, per ordine, per farvi capire io come ho fatto. Allora, io vi parlo del mio periodo delle medie, che alle medie praticamente, vi ripeto, ero la sfigata di turno, che non mi cagava nessuno. Le ragazzine più popolari della mia classe non mi cagavano proprio, se ne uscivano per cazzi loro, e io stavo con un altro gruppo di ragazze un po' sfigatelle come me, purtroppo, è la verità, e quindi venivo un pochettino messa da parte. E praticamente ho avuto anche episodi, diciamo, di bullismo nei miei confronti. Mi hanno buttato lo zaino giù dalla finestra a scuola perché ero grassa e brutta, mi chiamavano porco di merda, mi hanno detto davvero tante 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 di quelle cose. Ho sofferto davvero tanto. Prima, che ero un po' più piccolina, tendevo a difendermi insultando le persone, poi piano piano crescendo e migliorando anche l'autostima e crescendo
crescendo comunque, ti rendi conto che non è necessario offendere la gente, ma puoi anche rispondere in maniera pacata e tranquilla e lo studi direttamente, perché infondi proprio sicurezza in te e quindi l'offesa che ti possono fare risulta davvero nulla. Comunque, io cosa ho fatto? Come prima cosa, io ho analizzato bene la situazione. Cioè, io un giorno mi sono andata davanti allo specchio e mi sono guardata, ho detto: tu vuoi rimanere così per tutta la vita oppure vuoi cercare di migliorarti? Che non significa che devi diventare uno spillo, però cercare di migliorare quello che sei, che sia a livello caratteriale ma anche a livello estetico, obiettivamente. E una cosa che voglio dire è che non si può, non, una ragazza ha detto: io non so come hai fatto, io non ci riesco, io qua, io là. Chi si arrende, purtroppo, raga, è perduto. Cioè, se io all'epoca gettavo la spugna e non mi facevo, diciamo, questo, tra virgolette, esame di coscienza, io rimanevo così com'ero. Cioè, non miglioravo di niente, ma proprio di niente. Cioè, rimanevo la sfigatella di turno, rimanevo insomma quella che ero. E quindi è importante sempre non arrendersi in queste cose. Perché già sì che hai l'input, però poi ti arrendi, dici: sì, vabbè, non penso di farcela, come fa, caspita, faccio, è difficile, e così, e colì. Non è vero, non bisogna mai arrendersi, ma è così sempre nella vita, per come la vedo io. Poi, cioè, ho cercato nel frattempo, che semmai dimagrivo, eccetera, eccetera, di valorizzare i miei punti forti, anche, che ne so, per quanto riguarda l'abbigliamento, l'estetica. Cercavo di mettermi qualche maglia più carina, perché alla fine i pantaloni purtroppo erano quelli, perché non mi entravano. I pantaloni, perché all'epoca da me si portava la Fard, la Onyx, marche comunque da ragazza, che facevano pantaloni a vita bassissima, che comunque a me non mi entravano manco a mezza gamba. Quindi cercavo di mettermi magliettine un pochettino più carine per, diciamo, far cadere l'attenzione su altro. Poi mi sono chiesta dove posso migliorare, sia a livello fisico che a livello estetico. Ho fatto, diciamo, un'analisi di un pochettino della mia persona, del mio look, che poi vi spiegherò con un altro video, perché sennò questo video dura un'eternità. E anche fisicamente, quindi mi sono messa un pochettino a dieta, cercavo insomma di migliorarmi, perché obiettivamente ero una pallucella. E stesso il fatto che voi seguite una dieta oppure mangiate in maniera equilibrata, che non è necessario che dovete stare tipo a stecchetto a dieta, basta mangiare in maniera equilibrata. Notate anche che scendendo di peso l'autostima di voi cresce. Dovete cercare di volervi bene, non buttarvi mai giù, non farvi, non farvi, diciamo, toccare dagli insulti, dagli sguardi, dalle parole delle persone, ma proseguire sempre dritto per la vostra strada. Io onestamente, pure se io quello che noto è che, almeno a me, dato che ho molta sicurezza in me, cioè, non dico che metto quasi paura, però se la gente mi deve dire qualcosa ci pensa due volte, perché è proprio l'impatto si può essere anche a livello fisico, ma è anche il carattere quello che conta, e anche non è che vi dovete atteggiare. Insomma, ma dai, esagerati, Kaila, no. Dovete avere sicurezza in voi, di quello che siete e di quello che volete diventare.
dovete insomma lavorare moltissimo, ma davvero moltissimo sulla vostra autostima. Voi l'avete vista insomma la foto, se non si vede bene dall'anteprima ve la metto adesso. Quello lì già era il periodo delle superiori, perché alle superiori comunque ero così. C'ho anche un'altra foto che è orripilante, però per farvi capire ve la metto lo stesso, ve la metto adesso. E quello là già era il periodo delle superiori, che comunque a livello di autostima, a livello di carattere, io già avevo reagito, ero più forte, cercavo di curarmi anche un pochettino di più. Ovviamente non a questi, ai livelli che ho di adesso, però cercavo comunque di curarmi, che ne so, il capello fatto, il taglio all'ultima moda, le sopracciglia un po' fatte come la forma che andava del periodo, i vestiti, diciamo, non potevo permettermi tantissime cose perché comunque il fisico era quello che era, puntavo, vi ripeto, sempre sui punti forza, cercavo comunque di mettere sempre i tacchi per sembrare un pochettino un po' più snella, più slanciata, però comunque la montagna che dovete scalare, che è davvero difficile da scalare, è l'autostima che si ha per se stessi. Cioè, io quello che penso, no, che nessuna ragazza, nessuna donna è brutta. Ci sono ragazze che si curano, che non si curano, oppure che sono trasandate. E non va bene, perché ogni donna è bella, basta basta far uscire il bello. Che si ha, insomma, anche che ne so, tramite un taglio di capelli particolari, un trucco particolare, comunque nessuna ragazza è brutta, brutta. Poi vabbè, ci sono quei casi che poverine è impossibile, però tutte le ragazze che mi hanno detto no perché io sono brutta, no perché io sono... non è assolutamente vero, perché nessuna ragazza era... è brutta. E ci sono ragazze che si curano e ragazze che non si curano, magari ragazze che risultano non bellissime perché magari non si sanno valorizzare, non sanno scegliere il look giusto, il trucco giusto, il capello giusto. E di queste cose ve ne parlerò in un prossimo video, sempre se vi può far piacere. Io spero che parlando 12 minuti di questa cosa, che vi ho fatto un pochettino capire quello che ho fatto io. Ma la cosa principale che ho fatto è che mi sono, insomma, mente a me facevo, ma io no, che mi lascio abbattere dagli insulti, dalle cattiverie di queste persone, nessuno mi può giudicare perché mi devo far abbattere da persone che mi vogliono giudicare. Cioè, per me nessuno, nessuno, nessuno mi può giudicare nella maniera più assoluta. Voi questo dovete metterlo in testa e dovete lavorare sulla vostra autostima, sul vostro carattere, perché se riuscite a migliorare questo, arrivate in alto e non vi accorgete neanche di essere quasi arrivate al vostro obiettivo. Perché poi fisicamente basta fare una dieta, la seguite per un pochettino, ma anche mangiare sano e fare attività fisica è importante. Ma vi ripeto, già sono 14 minuti di video, non vi voglio annoiare ulteriormente. Vi mando un bacione fortissimo e presto girerò il secondo video di questa mia trasformazione e piccoli consigli sia per quanto riguarda il look, make-up, capelli e vestiti che si può avere. Ho fatto già scritto varie cose, vari appunti per questo video perché ci tengo ad aiutare voi ragazze che semmai avete
diciamo, non paura, non vi sentite all'altezza, non dovete assolutamente pensare queste cose, cioè, o che vi lasciate abbattere, che non ci riuscite, che non ce la farò mai perché sono brutta, perché no, nella realtà più assoluta, no. Cioè, nessuno può, non riusci nessuno, non può cambiare nella vita, cioè chiunque può cambiare nella vita, voglio dire. E l'avete visto anche da Mia, cioè voi l'avete vista Mia come è com'è adesso. Lei è davvero un cambiamento davvero allucinante. Io, vabbè, l'avete viste le foto, cioè sono cambiata più che altro anche a livello estetico e anche fisicamente, indubbiamente. Non sono adesso una Alice, però non sono manco una botte. Sono una ragazza, diciamo, normale, una curvy. E niente, ragazzi, spero che questo video vi è un pochettino utile. Sono un pochettino pensieri sconnessi, che però spero di aver fatto capire qualcosa. Fatemelo sapere in un commentino. Vi mando un forte bacio, e voi donnine siete tutte bellissime. Non c'è nessuna che ha qualcosa in meno dell'altra. Basta solo sapersi valorizzare. Un bacione, ragazze, e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!